Salve a tutti, bentrovati nel canale FDM. Sono Fabio e oggi siamo qui con un unboxing davvero molto speciale. Davide ha deciso di acquistarlo, di prestarlo per fare qualche prova e siamo qui oggi col Nintendo Classic Mini, oppure il Mini NES. Questa è la scatola, come vedete abbiamo subito qui l'immagine del appunto Mini NES con il joystick che riprende appunto quello di una volta, sia per dimensioni che come materiale. All'interno sono già preinstallati 30 giochi. Se noi giriamo la scatola troviamo una mini anteprima dei 30 giochi che andiamo a trovare all'interno della console, tra cui Kirby, Punch Out, Super Mario Bros., Pac-Man, The Legend of Zelda, cioè davvero giochi molto molto belli e molto retro, diciamo. Ma direi subito di andare a fare l'unboxing di questo fantastico prodotto. Apriamo la scatola. Ok, facciamo così. Allora, togliamo la scatola. Prima cosa troviamo un libretto di istruzioni. Questo qui con dietro, se non sbaglio, esatto, 300 punti Nintendo, che non vado a farvi dare il codice perché lo riscatteremo noi, giustamente. Qui abbiamo la console e la andremo a vedere dopo, intanto la mettiamo un attimo qui da parte. Qui sotto cosa abbiamo? Abbiamo, se non sbaglio, il joystick. Andiamo subito a vedere. Allora, questo è il filo. Ecco, il filo dicevano infatti che era molto corto, se non sbaglio dovrebbe essere intorno agli 80 centimetri, quindi sarete costretti a giocare abbastanza vicino alla televisione a meno che non acquistiate una prolunga. Questo è il joystick, è davvero una figata, fatto davvero bene. Al tatto, cioè, è davvero ottimo, molto robusto, molto leggero, non dà fastidio, si tiene anche molto bene in mano e si premono molto bene i pulsanti. Bene, passiamo allo scomparto sottostante, che fornisce praticamente un cavo HDMI per il collegamento della console a un televisore o a un monitor, come vedete eccolo qui, e un cavo USB, micro USB per l'alimentazione, perché non ha un'alimentazione proprietaria, bensì utilizza appunto un cavetto micro USB. Quindi se avete una televisione che ha un ingresso USB potrete tranquillamente attaccare questo direttamente alla televisione e siete a posto con l'alimentazione. Ma passiamo al pezzo forte, ovvero la console. Ok, la console andiamo a tirarla fuori dal sacchettino. Mamma mia che figata. Buttiamo di là il sacchettino. Allora, partiamo dalla parte dietro. Parte dietro presenta un HDMI, appunto per il collegamento alla televisione o a un monitor, e l'ingresso per il micro USB per l'alimentazione. La parte superiore è liscia, ovviamente, a parte qui che ha tipo i buchi per la ventola di reazione, diciamo. Il lato non ha niente, sotto abbiamo le scritte solite di Nintendo. Quelle qui potete vedere e passiamo al lato davanti, ovvero il pezzo forte, è praticamente identico al vecchio Nintendo. Se guardate, qui abbiamo un finto sportellino perché purtroppo non si possono inserire le cassette, un finto sportellino in cui una volta andavano inserite appunto le cassette. L'ingresso per due joystick è simile, anzi è uguale all'ingresso del Nunchuck del Nintendo Wii. Possiamo giocare fino a due giocatori. All'interno della scatola, come ho detto, viene fornito un joystick solo, poi sarete costretti a comprarne un secondo se volete giocare appunto in due. Qui abbiamo il tasto Power e il tasto Reset che ci permetterà di tornare al menu principale per cambiare gioco. È davvero molto molto leggera, ma fatta davvero molto molto bene. Si sente che comunque è un prodotto molto resistente, ovviamente è tutta plastica, però è davvero fighissima. Le dimensioni sono 12,5 x 10 x 4 cm, quindi davvero molto piccola, sta tranquillamente sul palmo di una mano, non dico quasi, ma potrebbe starci anche in tasca. È davvero una figata pazzesca, io vi saluto, vi invito a rimanere sintonizzati nel nostro canale che a breve verrà pubblicata una recensione completa.